consegna di una targa a due ragazze che si chiamano Martina e Chiara Scarpali, che chiamerei sul palco. Se riescono a trovare un ingresso, lo facciano pure. Martina, Chiara, vi stiamo aspettando. Intanto io vi leggo una cosa, perché Mino, ho appreso oggi, sono felice anche di questo, ha portato fortuna a queste due ragazze, queste due giovani artiste, e loro in questi giorni faranno un contratto nazionale che presto sarà reso ufficiale. Allora, guardate, ciao, tu chi sei? Martina, e poi qui c'è Chiara, complimenti anche a te. Mettiti bene, dobbiamo chiamare anche chi consegna il premio, vieni, non occorre tanto. Quanti anni avete voi? Andiamo in casa. 16 anni. Basta, non possiamo fare più niente. Orgoglio c'è uno striscione, se voi non lo vedete laggiù o là sopra. Lo striscione. Chiara e Martina, orgoglio della nostra casa. Allora, che cosa stavo dicendo? Che loro, guarda un po', con la loro grinta, con la loro giovanità, hanno firmato un contratto di esclusiva, perché non possono fare più niente, beate loro, quindi non possono cantare. Noi siamo un po' dispiaciuti per questo, ma siamo onorati invece di avervi così. Complimenti e vi facciamo un grosso bocca al lupo, sicuri che poi vi vedremo presto, naturalmente. Allora, noi vogliamo ringraziare la famiglia Retano, tutte le persone che ci stanno aiutando in questo nostro percorso, e soprattutto una persona che sta facendo molto per noi, Natale Princi. Bene, allora, Mariella, leggi la motivazione della targa. Allora, intanto la targa arriverà, speriamo, nel frattempo. Bene. Sì, intanto arriverà la targa che andrà poi lo stesso Rocco Reitano a consegnare. Questa è la motivazione. Il nostro augurio è quello di una carriera luminosa come lo è stata quella di Mino. Complimenti da parte dell'associazione La Vita è Così. Allora, Rocco Reitano consegna questa targa alle nostre giovani protagoniste. Marilena. Bene, dopodiché io chiamerei ancora Ruggeria Gallizzi. Sì. Ecco, che invece farà una sorpresa a Ruggeria Reitano, forma un bel quadro. Vediamo se c'è Ruggera. Ecco, se no. Sì, lo farete. Quello che è stato realizzato dall'artista Vilma Pipicelli. Quindi procediamo alla consegna anche di questo riconoscimento. Vabbè, magari lo facciamo in un secondo momento. Bene, ragazze, bocca al lupo, complimenti, avanti così, accomodatevi, entrate pure dentro il palco, grazie Gigi. E allora, bene, dopo che loro sono entrate, guardateci negli occhi. Sì.